La prima regola dello schiaffo letterario è che non si parla dello schiaffo letterario. Le solite fan, ciacciafaragno che un po' esagerate, che amano le cose malate che scrive quell'uomo, ma le cose malate derivano da alcune vicende che non tutti forse conoscono sulla sua vita. Per esempio, non tutti sanno che suo nonno, molto carinamente, un bel giorno ha sparato a sua nonna e poi si è ucciso, mentre il loro figlio, il padre Chuck, bambino, era sotto il letto ad assistere a questa simpatica scena. E non tutti sanno che anni dopo il padre di Chuck, Palahniuk, come dire, ha subito un leggerissimo attentato da parte del marito della sua nuova compagna, che ha dato fuoco simpaticamente a entrambi. È chiaro che uno scrittore dopo viene fuori leggerissimamente turbato, forse anche dal fatto che da tutta la vita il povero Chuck lo chiamano Palahniuk, 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 e lui si chiama Chuck Palahniuk. Io mi chiamo Marozzi, mi chiamano Marozzi, figuratevi quanto è più facile per me.